qui con un'altra Nadia. Esatto, un'altra Nadia. Con un'altra Nadia. Ad aspettare la bellissima Nadia Perro. Esatto, siamo fantastica. E c'è anche Paki, adesso lo inquadriamo. Un saluto per le nostre iscritte di YouTube. No, per guardala, cioè, veramente bellissima. È come si vede, assurdo. Fantastica. Boh, non lo so, sto parlando a caso perché sto aspettando una mia amica, dobbiamo andare a casa assieme, le ho promesso che l'avrei aspettato dato che lei ha lezione e niente, sono qui nell'attesa, ho pensato di parlarvi un po' e quindi non sapevo cosa fare, ho iniziato a girare un video appunto su come mi sono sentita poco fa e boh, cioè metterò questa cosa probabilmente tra le 10 cose che non pensavo mi sarebbero mai successe nella vita, le mie 10 cose oltre a quelle del libro che non pensavo mi sarebbero mai successe nella vita, e c'è anche questa cosa di emozionarmi per un firmacopie. Mi sono sentita anche un po' fuori luogo da una parte perché ero lì circondata da bambine molto piccole, proprio da ragazze giovani e veramente giovani, e quindi mi sentivo un po' di troppo, però in realtà è una cosa molto bella. Trovo che sia veramente bello che i giovani seguano youtuber come Nadia, perché sono youtuber che ispirano, proprio persone semplici, danno proprio qualcosa di bello, nel vedere i loro video ti infondono sicurezza, ti infondono la gioia della vita sia nelle cose belle sia nelle cose brutte. È stato emozionantissimo, credo di non essermi mai emozionata così per qualcosa, e boh, sembravo una bambina felice, tremavo ed è stato veramente assurdo e bellissimo. Tra l'altro Nadia è veramente sempre la persona semplice alla mano che vediamo nei suoi video, non cambia mai, ed ecco la mia dedica. Tra l'altro in fila appunto ho conosciuto questa ragazza che si chiamava anche lei Nadia, nemmeno a farlo apposta, ed era veramente simpatica, abbiamo passato ben 2 ore di attesa in fila insieme e la volevo ringraziare di tutto e spero che vedrà questo video. È bello anche andare a questi eventi per conoscere persone e divertirsi tutti insieme. E non ho vloggato più di tanto perché non sono stata bene oggi ancora, tanto per cambiare, e niente, basta, io mi trovo qui in Duomo e come sempre un'atmosfera bellissima e super rilassante, soprattutto a quest'ora di sera, anche se passano molte persone e mi sento un po' imbecille, ma va bene lo stesso, quindi ci vediamo alla prossima. Ciao!